Camilla è ormai padrona della corte, sta già muovendo i primi passi per tenere tutto sotto controllo facendo a meno di Carlo. Carlo e Camilla come coppia sono sempre stati fortemente ostacolati dall'opinione pubblica a causa del fatto che il loro amore ha reso profondamente infelice Lady Diana, contribuendo ovviamente alla fine del matrimonio di quello che all'epoca era il futuro re. Nonostante questo, Camilla e Carlo hanno continuato a essere una coppia affiatata e solida, in grado di combattere a testa alta contro tutti coloro che, per decenni, avevano ostacolato il loro amore. Dopo la morte del marito di Camilla, Andrew Parker Bowles, e dopo la tragica morte di Diana, i due si sono trovati nella condizione di potersi sposare perché entrambi vedovi, se fossero stati semplicemente separati Carlo non avrebbe potuto. Sposati nel 2005, Carlo e Camilla hanno ormai alle spalle 20 anni di un matrimonio apparentemente perfetto, i due condividono gli stessi interessi, le stesse passioni e soprattutto la stessa totale lealtà nei confronti della monarchia. Proprio per questo motivo, e per l'indistruttibile amore che ha sempre dimostrato nei confronti di Carlo, Camilla è stata sempre più apprezzata a corte e dal popolo inglese, che ormai sta cominciando ad amarla e ad accettarla come regina consorte. Camilla ruba il posto a Carlo, il discorso della regina. Uno dei principali impegni della famiglia reale è seguire una lunghissima serie di associazioni benefiche che vengono economicamente sostenute dalla corona attraverso i patronati. In pratica, ogni membro della famiglia reale è patrono di un certo numero di organizzazioni. La regina Elisabetta II era patrona di oltre 400 realtà e il re Carlo non è da meno. Tra i suoi molti patronati, Carlo detiene il patronato del Garden Museum of London, cioè di un particolarissimo museo dedicato al giardinaggio. Non è una scelta casuale, da sempre Carlo progetta e cura personalmente i suoi giardini, ma anche Camilla non è da meno. Vorrei tanto togliere a mio marito questo patronato, ha scherzato Camilla in un discorso improvvisato, tenuto durante la sua ultima visita al museo. Non so quante visite ho fatto qui, e mi piacerebbe proprio dare una gomitata al re e portargli via il patronato di un posto così speciale, in cui mi piace tornare ogni volta che me lo chiedono, ha confessato la regina. Il suo entusiasmo ovviamente è stato accolto con molta gratitudine e il direttore del museo ha affermato che sarebbe stato molto felice di avere anche entrambi, il re e la regina, come mecenati del Garden Museum.